Ok. Io vi posso pure nascondere, così. Ok. Shalalala. Io vi posso pure nascondere, così. Ma io credo Arriva la che settimana siamo dopo online. la voce. Siamo online, infatti. Guarda che Valentino si registra tutto. No, va bene, non ce la posso fare. Guarda, ancora non iniziamo la seconda stagione. Cioè, questo già cominciamo a Oh, fare le gaffe. Cominciamo subito, eh? Moschillo, anzi, cominciamo subito. virus, metti un po' di tabacco in quello che allora, fumi, dai. riprendiamo in mano la situazione. Basta così. Sì. Eccoci, ciao a tutti. Oggi siamo Buonasera. con il bartender Francesco Lo Conte, il cuoco, ormai sei cuoco, Valentino De Troia, il Appassionato di tuo cucina. Moschillo. No, 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 ti No. nomino cuoco sul campo. E il No, 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 videomaker, io sono resto regista appassionato di cucina, grazie. e grande Ciao. paziente, dotato di una Sì. pazienza infinita, Luigi Vetere. Ciao Ben Destro del Padre. ritrovati. Ciao, Allora, buonasera. Buonasera siamo a qui per tutti. presentare la seconda edizione di Dallo Shaker alla Padella. L'abbiamo annunciato in questi giorni e l'avevamo promesso al termine della stagione scorsa, quando ci siamo salutati in diretta, avevamo promesso che avremmo presentato la seconda stagione qui live. Sono tante le novità, tante le cose da scoprire insieme. Una cosa è certa, che anche quest'anno sarete ospitati sulle piattaforme social di Lucera Web, quindi andrete sia su Applauso a Lucera Instagram. Web, applauso a Lucera Web spontaneo, ragazzi. Posso fare una domanda? Ma perché io queste cose le devo sapere sempre alla fine? Così, In che no, per senso alla così. fine? A me mi ha detto, puoi venire un attimo, puoi fare una diretta con Enzo, dobbiamo parlare di una cosa. E poi mi ritrovo qua alla presentazione della seconda Non ti stagione. sei accorto di comparire su una locandina, non lo so, su Facebook, con la tua immagine No, insieme a Ciccio Shaker? anche Facebook lo nega, non l'ho fatto taggare. Perché Non mi quello taggano. sì, Non quello mi sì. taggano. Sì, no, no, è vero, Ah, scherzi a quindi non lo parte, sapevi contentissimo. dell'appuntamento No, di no, stasera, scherzo. Io, ma non sapevi nulla. io recito la parte di quello che non sa niente. Quello studiato è Francesco, quindi no, no, lo Eccoci. sapevo, mi ha costretto anche questa volta, mio malgrado. Che si sappia in giro che io non volevo, attenzione. Per Io fortuna c'è Luigi, la voce della verità. Io Allora, dico che questo matrimonio sta durando. Li è avevo vero? sposati e vederli adesso un anno dopo insieme è bellissimo. Sì. Dobbiamo fare Allora, ancora il viaggio di nozze, però, eh. non riuscirò a presentarvi stasera, eh? Non Con riuscirò a calma, con presentare calma. la seconda stagione. Allora, Perché? dobbiamo parlare. Dobbiamo dare un po' di anteprime, di particolari, perché il vostro format è un po' Alla cambiato, santé. questo lo so, però tutte le novità non le conosco. Vedremo che cosa ci riuscirete a dire questa sera. Quello che È sappiamo è cambiato. che comunque la formula che abbina il drink e il food rimane. Tutti gli altri cambiamenti li dobbiamo vedere insieme. No, una cosa è certa, Francesco è diventato molto più bravo e io Certo. prometto solennemente di non dargli un attimo di fastidio. Queste sono le novità della seconda stagione. Io farò il Beh, bravo. già che Spegni l'hai nella detto, croce con ci la mano crediamo storta, tutti. sicuro. Già che l'hai detto, ci crediamo tutti, Moschillo. Sì, Allora, ho io fatto così. sono veramente, veramente curiosa di conoscere le novità. Certo, vi ospitiamo, però non sappiamo nulla. Lo Scatola conosci. chiusa proprio, E a eh? scatola Sì. chiusa vi abbiamo. No, veramente vi avevamo già preso l'anno scorso. L'8 marzo siamo partiti proprio a scatola chiusa. Sì, E eh. anche quest'anno non sappiamo nulla. No, allora, la prima cosa la spoilerò io. Abbiamo migliorato Dici. l'audio. Questa è una Oh. cosa, questa l'abbiamo fatta. Questa è Confermi, una prima regia? spoilerata. Confermo, confermo. Va Perfetto. bene, quindi c'è stato un miglioramento dell'audio, ma credo che sia aumentato anche il lavoro per Luigi in questa edizione, giusto? Bah, allora, ti dico Sì. subito che siamo partiti veramente l'anno scorso con il minimo indispensabile per cercare di fare le cose al meglio. Poi, capendo che effettivamente questa cosa Siamo ci partiti piace, veramente l'anno scorso. abbiamo deciso di inglobare qualche personaggio in più, qualche persona in più che ci darà una mano, qualche strumentazione tecnica utile a poter migliorare il format. E quindi sì, sostanzialmente anche il lavoro poi
della post-produzione sarà un po' più impegnativo, però con loro è sempre piacevole. Bene, quante puntate abbiamo? Visto che di novità ancora non se ne parla, però ditemi almeno quante puntate prevedete per questa stagione. Diciamo quante ne abbiamo fatte la scorsa. Io me Quando lo abbiamo fatto la ricordo. scorsa? Quando abbiamo fatto la scorsa? Ma mo vi interrogo. Francesca, vai tu che sei quello studiato. Vai, vai, Francesca, vai. Aspetta, vado un attimo su Facebook a vedere. Vai su Facebook, vai a controllare, vai Wikipedia. 14 puntate, sbaglio? Esatto, erano 14 puntate. L'ultima si è chiusa tra bandiere, c'era il tricolore, e cavalli. Me Sì, lo ricordo gli euro di benissimo. parcheggio. Eravate all'aperto, l'unica puntata Sì. all'aperto l'avete fatta per il gran finale. Sì, quest'anno ci saranno quante puntate? Sì, più o meno saranno le stesse, poi dipende se ci vogliono bene oppure no. Se riusciamo a replicare il successo dell'anno scorso, se riusciamo a coinvolgere nei nostri progetti tanta roba, tante persone. Ci abbiamo carne, come si dice, carne sulla brace, però non Sentivo siamo come quelli di tutto detto fumo e zarrone. dall'appassionato Che non di sa cucina, cucina. la cosa, ma come ma fa? Mannaggia. Ma che vuoi io? Di qua, dai qualche Cosa dritto. mettere un annuncio Io su pure Cucina voglio Web? sapere che dobbiamo Cercasi fare. cuoco, no, una cosa del genere. Barberuccio. Posso chiedere questa cosa Cucina Web se mi supporto su questo? Cioè? Che lo cambiamo il cuoco. Sì, però io resto un No. follower. Resti follower? Sì, per A forza. proposito di follower, la posso dire sta cosa, Enza? No, Dici. no, no, Allora, non lo dire. se ancora non l'avete fatto, andate sul vostro profilo Instagram e digitate dallo shaker alla padella. Seguiteci, veramente è una grandissima soddisfazione. In meno di 2 settimane abbiamo già superato i 200 follower sulla pagina, senza fare niente. Amici che seguivano la rubrica su Lucera Web e sulle altre piattaforme di Facebook che ci hanno supportato, principalmente ovviamente Lucera Web, ma anche altre piattaforme ci hanno supportato in parte, dico seguiteci sulla pagina Instagram dallo shaker alla padella, oltre 200 follower in meno di 10 giorni. Bellissima sta cosa. Grazie, 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 È tutto merito mio, lo so. più o meno ci puoi Sì. dare qualche altro numero della passata edizione? Vi posso Com'è dare il numero di andata? Francesco se lo volete, eh? 3, 4, 3. Francesco, fai la persona, è l'unica persona seria della serata, dai. Mi sto Luigi, mantenendo ora. Ma Luigi è il tecnico, però Valentino non si può sentire stasera, dai, è sta scatenato. Com'è sta andata la tutto passata emozionato, edizione? è tutto euforico di questa seconda edizione. Non vedo l'ora di partire. Mi chiama la notte. Quest'estate l'avete visto quante volte le videochiamate che mi faceva? Mi ha fatto andare addirittura al suo villaggio. Lo devo dire, sta cosa al rito del suo. Vieni che ti offro da bere. Parliamo della seconda edizione. Quando stavamo poi per strada al Duomo, mi fermava. Io Vieni, me la andiamoci a ricordavo cena. diversa Cioè, sta roba qua, tornavo eh? tutto ubriaco tutte le sere. Non si poteva sentire. No, Mia moglie perché aveva io fatto il poi... tocco. Diceva, ma fammi capire, ma chi deve andare a dormire con Valentino con me? Siamo arrivati a questo punto, eh. Vabbè, ce lo dice lui. Va bene. Allora, io adesso vi sorprendo. Io so No. che sì, adesso io vi faccio una cosa. C'è una talpa tra voi. Tra Io voi lo tre so c'è chi è, una però non lo so talpa. chi è. No, non Oh. immaginerete. E Dico. quindi mi ha passato di nascosto una cosa. Chiara, Allora. la compagna di Luigi è stata. Che tra Io lo l'altro è so qui. chi è Non facciamo stato. nomi e non accusiamo Ah. adesso così. No, lei la talpa, dico. Oh, Ah. Francesco, che c'hai Oh. dietro? Luke, cos'è Luke? Luke, che cos'è? Questo. Cos'è? Lucera. La mia città. Sì, questa Beh, cosa mi bra. ricorda molto la cosa che mi hanno dato. Ah, e dietro che Vediamo se è la c'hai? stessa. Vediamo se è la stessa. E dietro che c'hai?
Fantastico. Quanto vi siete divertiti a farlo? Adesso possiamo dire tutto. Dai, dai. Niente. Allora, da un'idea di Francesco Lo Conte e Valentino Moschillo e dalla tanta pazienza di Luigin, ormai il nostro famosissimo Luigin, ore e ore di riprese, di tanto duro lavoro per realizzare questo spot che abbiamo cercato, abbiamo voluto, perché nasce dalla domanda che ci siamo fatti: ma io e te dove possiamo andare? E allora è venuto via sta roba qua. Ma i cartelli ve li siete costruiti da soli? Totalmente autocostruiti. Li ha costruiti Valentino, eh? Allora la sigla era come Art Attack, visto quello che c'è su Rai 2. Lo vedevo ogni tanto, mi mandava le fotografie, si metteva lui e il figlio a incollare queste cose sui cartelloni. Anzi, proprio diciamo che nessun cartellone è stato violentato per realizzare questo video. Questa ci tengo a precisarla, eh? Ma dietro c'è anche il lavoro di tanti amici che ce l'hanno creati a livello grafico, chi ce l'ha stampato. Devo dire che tanti amici ci hanno sostenuto in questo spot qua, chi ci ha prestato la macchina, chi si è fatto un sacco di risate insieme a noi. Ma dove era poi... il luogo? No, vabbè, non dove spoiliamo. Vi siete incontrati? E la cosa buona, devo dire una cosa, la cosa migliore che abbiamo fatto, abbiamo trovato il tecnico video piccolino, perché dovevate immaginare Luigi seduto dietro una 2 posti più 2 stretta con questa telecamera in mano. C'erano le riprese. Povero Luigi. Grande Luigi, grazie, un immenso grazie, veramente. Allora, cominciamo. Vero, a parlare... confermo. Oh, bravo Luigi. Però l'idea di farlo così, lo sport di chi è stata? Eh? L'idea forse di farlo così, lo spot è stata la loro, perché io mi fido molto della loro coppia artistica, funzionano tantissimo e hanno delle bellissime idee, quindi li lascio. Vabbè, che sì. Lasci alla loro arte. Ha lasciato la DSL per la strada, si è perso l'internet. Quando posso e come posso. Comunque l'idea è stata la loro. Bene, allora iniziamo a parlare un po' della seconda stagione. Nella prima avevamo una parte dedicata al drink, di solito è stata sempre la parte iniziale. Stai nella dicendo seconda... è stata la parte migliore, però non lo dire, dai. No. Sì. Sì. Non è vero, perché interagivate in entrambe le sezioni. Eravate fastidio, no, che interagivamo. Diciamo così, interagivate in entrambe le sezioni. Poi nella seconda c'era il food, quindi lui che cucinava, tu che lo aiutavi qualche volta, tu che assaggiavi. Te li rompo, Francesco. Ma quello che piaceva di più era soprattutto il fatto che anzitutto spiegavate cose nuove, vi rifacevate anche un po' alla cucina della tradizione della capitanata, soprattutto quella lucerina, e poi c'erano i vostri sketch, battute che abbiamo imparato, a volte vi escono spontanee, sì. Non tutto è studiato, insomma, interagite così liberamente. In questa seconda edizione? A sentimento, anche questa sarà a sentimento. Vale, Francia, parla tu che sei quello studiato. Sì. Bene, in questa seconda edizione la prima cosa che sicuramente non cambierà è l'abbinamento tra il drink e il food, che in alcuni casi la volta scorsa siamo riusciti a mettere insieme come un classico food pairing, quindi un abbinamento tra food e drink. In altri casi no, perché volevamo realizzare qualcosa di diverso, magari per il momento
annuale, quindi per la festività in corso, quindi abbiamo dovuto adattare un attimo alcune ricette del food, alcune ricette del drink, anche per ricordare ovviamente quelle giornate in cui andavamo in diretta. Faccio l'esempio della festa della donna, quando ho realizzato il drink Mimosa, o per Pasqua, dove è stato realizzato l'Espresso Martini e Valentino ha fatto Pizz Palum. Non erano spesso abbinate, quindi food pairing. Quest'anno anche cercheremo di rimanere sempre in un abbinamento food pairing, però, oltre a esserci noi, quest'anno la prima novità è che saremo in tre. Come in tre che cosa vuol dire? Che adesso non posso spoilerare troppo. Ci sarà al nostro fianco un ospite del mondo dell'associazionismo, un ospite del mondo della musica, un amico del mondo del cabaret, un amico del mondo della... Quindi sarete tre, ma il terzo elemento cambierà ogni puntata. Che è successo? Lo abbiamo perso. Sì, Francesco, intanto si emoziona e cade. Lo stiamo perdendo. Francesco, l'audio, il microfono, ti si è spento il microfono. Non ti sentiamo. Eccolo. Bravo. Scusate, stavo dicendo, in questa seconda edizione, ovviamente, ci saranno questi amici e amiche che ci affiancheranno e racconteranno un po' della loro vita. Come dicevo, ci saranno persone del mondo delle associazioni locali, quindi oltre magari al piatto della tradizione, si parlerà anche della tradizione locale, del mondo dell'associazione, del mondo della musica, del mondo dello sport. Tutto questo andremo in sarà la novità per questa seconda edizione dallo shaker alla padella. E tu che fai, Francesco, nel frattempo? Ecco la novità, che noi prendiamo a Francesco, lo cacciamo e sto io e un altro amico. Ah, perché non lo sapevi? Grazie. Ho fatto il cartonato tuo, così non dovrei avere problemi quest'anno. Quindi una rivoluzione nel format, praticamente una rivoluzione. Sì, diciamo che quest'anno, avendo anche delle restrizioni diverse per quanto riguarda quella che è la problematica Covid, che comunque persiste purtroppo, questo dobbiamo dirlo, però avendo un po' più di libertà riusciamo a gestire meglio il format, quindi abbiamo pensato di inserire questa novità all'interno della seconda edizione dello Shaker alla padella. Ok. Valentino. Però poi ti do anche io una novità. Io l'ho cacciato, cerchiamo una location nuova. Quindi se qualcuno di voi ci vuole ospitare, noi cerchiamo anche una location nuova. Ah, vi devono fornire anche la location. Lui ha messo l'ospite, ha detto, ha trovato questa cosa e io voglio la location nuova, e se no non ci vengo. Ma tu di la verità, tu vuoi il servizio di pentole nuovo? No, io ho la mia padellina, aspetta, dove sta? My lovely padel, eccola qua, ormai amica inseparabile. C'è la padella lei. Vicino. Sì, per forza. Quella se la porto qui nel letto, la moglie mi chiama certe volte preoccupata. Quando si è portato lo shaker, lei è stata nel momento che si è preoccupata di più, la moglie, te lo garantisco. Guarda che te li rompo, Guarda che te li rompo. Ma vorrei capire dove stai, che ci stai cacciando tutti i bicchieri miei. Non te lo dico. Vabbè, poi voglio proprio vedere dove stai. Ma sei in un magazzino, dove stai? Nella dispensa, stai chiuso nella dispensa. Mi hanno chiuso nel cartone insieme a tutte le luci della volta scorsa. No, Milano, non mi chiudo. Quindi adesso capiamo perché Luigi diceva che c'è un impegno maggiore anche per la ripresa, giusto Luigi? Sì, perché abbiamo deciso di ampliare anche il numero delle camere, quindi abbiamo sicuramente più punti di vista, avremo una situazione un po' più, diciamo, adatta, si può dire così? Ragazzi, mi correggetemi? Sì, sbagliato, ma andava bene lo stesso, insomma. Ok, che sicuramente permetterà più movimento, più interazione, non soltanto tra Valentino e Francesco, ma anche con l'ospite di cui parlavamo prima, con gli ospiti di cui parlavamo prima. Quindi diciamo che dallo shaker alla padella in qualche modo si trasforma anche in una sorta di salotto. Ecco. E questo è chiaro che va a rendere più articolato poi tutto il tipo di lavoro che va fatto. Quindi l'ospite non deve necessariamente cucinare?
E che viene a fare? Deve cucinare, deve lavare i piatti, deve lavare a terra, se no che viene a fare? E qua abbiamo bisogno di una mano, cioè, qua si chiama dello shaker, però tutti assieme, cioè, non è che vieni qua a fare, che ne so, tutti il insieme VIP. Il VIP lo faccio io, il VIP lo faccio già sono io che faccio il VIP, no, no, qua abbiamo bisogno di amici che vengono, stanno con noi, cucinano, lavano, stile, e forse gli facciamo assaggiare qualcosa, dico bene, Francesco? E portano pure la spesa, però, questo soprattutto, non perché a Lucerna noi siamo abituati che bussiamo con i piedi, io non so se voi capite questi linguaggi, però si bussa sempre con i piedi. Allora, Valentino, visto che ci sono tutte queste novità, immagino ci sarà anche della tempistica diversa, hai pensato di impostare diversamente il format delle ricette? Cioè, mi spiego, no. Il panorama noi sarà più ampio, usciremo dalla Puglia. Noi cuciniamo ciò che ci viene meglio, ciò che ci piace, ciò che troviamo girando, facendo la spesa, non abbiamo fortuna. Registriamo, andiamo a fare la spesa, quello che troviamo lo buttiamo là e lo prepariamo, non abbiamo stilato ancora niente, in verità. Quindi tutto ciò che quotidianamente fai, aprendo sempre il frigorifero di casa, troverai, che ne so, c'hai la tua verdura, i tuoi friggitelli, che ne so, due gamberetti, due cozze, un po' di dado, un po' di shake bomb, questa roba qua, qualunque cosa, la buttiamo sul tavolo, il piacere di stare insieme, poi qualcosa ne viene fuori, veramente. Quindi la parola d'ordine che avevate l'anno scorso è rimasta? Replicabilità. Cioè hai messo sì. 14 punti, devi rimpararla, dai. Senza, tu lo sai, voglio bere. Ma quest'estate ha fatti i conti quest'estate. Ne avete anche un'altra. Ho fatto quest'anno? Fare la paginetta, come fanno nella scuola elementare. Ne avete anche un'altra quest'anno? Tutti insieme appassionatamente. Ospitalità. No, posso, però mi posso allontanare un attimo, devo fare una cosa, certo. Torno subito. No, starà andando a prendere qualcosa, Francesco, che dici? Nel frattempo Luigi, Madonna, è diventato scuro completamente. Devi farla fare, dammi luce. Ok, ci sono. Te la devi fare, hai capito? Che sono 15 giorni, me ne va, sta qua, te la devi. Certo, ma stavate insieme, Totò e Peppino, separati a Berlino. No, non è possibile, stavate insieme. Ma dove siete? Allora, insieme così abbiamo anche un modo per far vedere gli amici di Lucera Web. Che cosa? Mi sono perso qualcosa? Oh, cioè, che mi è uscito bene, spoilereremo. Detto bene, ha studiato, è un grande, ha studiato la parte del nuovo studio. Bene, aspetta che ti metto in primo piano così guardiamo meglio. Oh, quindi adesso spiegaci. Io mi giro la sto vedendo per la prima volta anch'io questa cosa. Un'altra volta la parte. Spoilereremo, ho detto bene, ok. Ma avete lavato? Aspetta. Del nuovo studio. Quindi Valentin, togli l'audio perché lui stava dentro, ecco perché i bicchieri, le cose, capito? Ce l'aveva tutti là. Vediamo la camera. Vediamo che cosa succede. Oh là là là. Faccio vedere. No, che si pazzo. Benvenuti nel nuovo studio, dallo shaker alla padella. Parte l'applauso. È spontaneo l'applauso, è spontaneo. Non mi sta a cagare l'applauso. Siamo ancora in fase di allestimento, però. È ancora in fase di allestimento. Abbiamo tempo fino al 10 per sistemare tutto. Ma ce la facciamo, siamo già a buon punto. Non la faccio vedere tutta, una piccola parte del nuovo studio. Veramente fatto, grazie a tanti amici che ci hanno dato la loro disponibilità, il loro supporto gratuitamente, questo lo voglio sottolineare, durante le diverse puntate vi ringrazieremo un po' a tutti, veramente grazie di cuore a tutti. Io torno nella mia postazione, vado un tempo, ma c'è caduto. Abbiamo anche un atto di cui luce, cioè, capito? Però proprio esistono. C'è altissimo livello, altissimo livello. Continua tu. Buio in sala. Eccoci. Basta, abbiamo svelato già troppo.
Allora, solo per capire, ma voi vi siete creati una postazione per stare insieme? Starete un po' insieme? Sì, adesso se delle immagini spassate avete visto un tavolo più lungo dove avremo la possibilità di stare o in solitaria o in duo o in trio addirittura, quindi abbiamo tanto spazio perché abbiamo voglia di stare insieme, perché questo lockdown ci ha fatto lavorare separati, abbiamo voglia di riunirci, di assemblarci come se non ci fosse un domani. Allora, questa è stata la nostra idea. Abbiamo realizzato una scena. Il fatto che voi siate insieme praticamente sarà un battibecco continuo adesso, ci dobbiamo aspettare. No, 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 io giuro solennemente di diventare più bravo. No, no, no. Il microfono, Francesco, il microfono! Luigi, segna di questa cosa, che poi la tiriamo fuori al momento. Tanto rimane registrata. Bravo, no, bravo, no, bravo. Cancellate tutto. Negare anche l'evidenza. Niente, abbiamo realizzato lo studio, abbiamo stampato di tutto, di più, abbiamo appiccicato, c'ho fotografie di chi lavora, è veramente stata una gara tra amici ad aiutarci a 360 gradi. Io di questo devo dire grazie a tutti, poi avranno il loro, tra virgolette, momento di gloria, nel senso che sono dovute per forza i ringraziamenti, perché davvero chiunque degli amici con la non maiuscola gigante abbiamo interpellato per darci una mano, dal grafico, dalla persona che stampa, dalla persona che appiccica i manifesti, tutti, un miliardo di persone si è mosso per darci una mano, e questo significa che ci vogliono bene, o sono tutti amici di Francesco, non lo so. Non lo so. Però questo vuol dire che è stato un successo la scorsa edizione. Sì, Francesco, sì. Per investire tanto, anche per investire proprio del tempo, per le idee, per creare il nuovo format, vuol dire che l'anno scorso il nuovo logo. Il nuovo logo. Io dico che cioè non è il discorso di essere un successo, perché sennò poi sembra quasi quasi voler peccare di presunzione. Io penso che sia andata bene, fuori dalle aspettative. È andata bene, noi personalmente ci divertiamo, per Luigi è un lavoro, sì, si diverte con noi, passiamo dei bei pomeriggi insieme, ci divertiamo, beviamo qualcosa insieme, mangiamo qualcosa insieme. Ripeto sempre, noi non siamo dei professionisti, noi siamo due amici che si sono conosciuti per caso, è entrato anche il terzo moschettiere a far parte di questa nostra amicizia, che è Luigi, a quale noi dobbiamo dire sempre grazie per la sua disponibilità. Bravo, grazie ovviamente sempre. Perché sto dicendo una cosa seria, grazie sempre comunque a quello che è stato il supporto, il vostro supporto come redazione di Lucera Web, che questo è immancabile, è un ringraziamento doveroso ogni volta, perché se siamo riusciti ad avere tutte quelle visualizzazioni, parliamo di oltre 50.000 visualizzazioni, ma chi le ha viste mai? Quindi allora, diciamo, più che un successo, allora, diciamo che è qualcosa di ben riuscito, noi ci divertiamo, ci piace, gli amici che ci seguono, anche loro piace, si divertono con noi e quindi ci stanno supportando quest'anno. Allora, noi ci abbiamo creduto. Ragazzi, vi leggo due messaggi che mi sono appena arrivati su WhatsApp. Visto che ospitate qualcuno, veniamo a pranzare noi. Cioè, hai creato un macello, Francesco, con sto fatto di inserire l'ospite. Cioè, adesso dovremo litigare con gli amici, adesso non ci segue più nessuno. Perché vogliono essere tutti ospitati adesso. Non Vabbè, siamo in bed and breakfast. Perché non saprete mai chi sarà l'ospite fino al giorno prima della puntata. Potreste essere anche voi. Perché no? Bravo. Anzi, lo sapete che fate? Io qualcuno dei miei followers, me lo scelgo e me lo invito. Lo posso fare un invito? Io mi invito un follower a cucinare con me. Sì. Va bene. E la butto giù così, me la sono inventata adesso. Sì, ci sto. Ma più che un tuo follower, un follower della nostra rubrica. Perché seguono a me, se vengono a cucinare seguono a me. Allora. Tu c'hai meno di 200 follower su Instagram. A me non mi seguono nemmeno i carabinieri, mi vengono a prendere a me che mi seguono, tu vedi se mi vuole follow. Io mi trovo tu vieni a cucinare con me. Oh, ok, va bene, ci sto, dai. Allora. Vogliamo ricordare però che voi siete presenti su Lucera Web, sia su Instagram, lo ripeto, che sulla pagina Facebook. Quando va in onda la puntata, noi la pubblichiamo
E poi c'è anche l'articolo sul giornale con inserita la ricetta. Però voi avete i vostri canali social, vogliamo ricordarli? Vai socio, vai. Perché non se li ricordo. La pagina Facebook la pagina Facebook da seguire, dallo shaker alla padella. Da seguire dallo shaker alla padella. Bravo. La pagina Instagram. Non era difficile però, Valentino. Non era difficile. La pagina Instagram, per gli amici mini, chiocciolina dallo shaker alla padella. Ovviamente tutte queste indicazioni le trovate anche sui nostri post che scriviamo sulle nostre pagine personali, dove comunque mettiamo sempre dallo shaker alla padella. Mettiamo sempre menzione delle varie pagine sulle quali potete seguirci. Certo. Ha studiato, ormai è un mostro di cultura. Bravo. Allora, meno male che io tengo a te. Francesco, a te non ho chiesto qualche novità sui drink? Qualche novità sui drink? Allora, questa la posso spoilerare. Qualche novità sui drink? Sicuramente, come hai detto prima, la parola d'ordine sarà replicabilità, quella non cambia. Come era per la prima edizione, sarà anche per la seconda edizione. Quest'anno, diciamo, ho chiesto anche l'aiuto a qualche amico, quindi avremo anche dei barman professionisti che lo fanno proprio per professione, non come me che lo fanno per hobby, che mi verranno a supportare in alcune puntate, quindi con alcune loro proposte, sempre da poter ripetere a casa. Quindi oltre a me ci sarà in alcune puntate anche la presenza di bartender, ovviamente sempre made in Capitanata, e questo lo voglio sottolineare, perché abbiamo tantissime belle realtà nella nostra provincia, quindi è giusto esaltare queste eccellenze del nostro territorio in questo mondo. Mi ha colpito una cosa che hai detto, parlando degli ospiti, hai detto saranno membri di associazioni, presidenti di associazioni del territorio, siete molto legati a questo tema del territorio, cioè voi ci tenete molto a evidenziare, a mettere in risalto, a valorizzare ciò che vi circonda, è stata sempre una caratteristica in tutte le puntate. E io penso che la nostra Capitanata non abbia niente di meno di tante altre province. Abbiamo un territorio che è fantastico per quanto riguarda le materie prime, e Valentino sicuramente in cucina me ne può dare atto, e anche per quanto riguarda la parte drink abbiamo delle bellissime realtà qui in Capitanata. Abbiamo un territorio che è stupendo, abbiamo dai monti al mare, alle isole. Forse l'unica cosa che ci manca è la coesione tra una città e l'altra, tra un territorio e l'altro, questo forse ci manca. Non penso che noi potremo essere dei trainatori per questo tipo di discorso, però ci proviamo, cerchiamo di valorizzare sempre il nostro territorio. L'occhio è attento alla territorialità, dal prodotto al personaggio, anche perché, come hai detto prima, parleremo di associazioni. Abbiamo delle associazioni su Lucera stessa, che veramente sono conosciute in tutto il mondo. Chi mi conosce lo sa, io vivo di associazionismo perché faccio parte di diverse realtà locali, quindi vi posso dire che ne abbiamo veramente tanta, abbiamo veramente tanta 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 roba. Luigi Luigi sta venendo da Oslo con la macchina, è 40 minuti che guida, ma dove vieni? O in giro della circonvallazione che si è perso. No ragazzi, sono appena rientrato a Lucera, quindi ci sono lo studio, vieni. Luigi, ti volevo chiedere, visto l'impegno maggiore che ci sarà quest'anno, avete pensato a una cadenza diversa per la messa in onda della puntata o rimarrà un appuntamento settimanale? Che avete deciso? Se l'avete deciso? Se l'avete deciso? Fatemi sapere, così vi organizzo. Allora, avevamo pensato sicuramente di dilatare un po' i tempi, perché ovviamente essendoci più lavoro da fare, dovendo incastrare poi tutto anche con altri lavori, è chiaro che c'è bisogno di, sia a livello di produzione, quindi incastrare poi con gli ospiti, che a livello proprio di post-produzione è chiaro che non sarà magari più settimanale, ma non troppo dilatato come tempo, nel senso che avremmo intenzione di slittare di 3 giorni massimo, quindi diciamo a cadenza decinale, si può dire? Quindicinale? Más o meno. Quindicinale, okay. Sì, siamo più o meno là. Quindicinale preciso. Direi che sì.
Allora, che altro ci potete dire? Beh, ci avete fatto vedere lo studio in fase di realizzazione. La padella ve l'abbiamo fatta vedere. Sì, la padella ce l'avete fatta vedere. Che altro? Che cosa manca? No, basta. Basta, oh, non no, volete aggiungere? Perché sta guardando la diretta, quindi se non saluto... Ciao amore mio, saluto mia moglie, ci vediamo tra poco. Aspetta, aspetta. Guarda. Che c'è, che ha scritto? Vabbè, normale. Ciao, è la moglie. Oh, vabbè, scusate. Ti piace vincere facile, no? È giusto così. No, c'è anche un altro post. Eccolo no, qua. Che cosa bisogna scrivere più? Che bisogna dire? Lì, non so, abbiamo detto quasi tutto. Abbiamo detto... Ah, vedi. Attenzione, è appena arrivato. Yeah, Marcello Calabrese. Quindi cosa mi fate mangiare? La voglio dire, lui era uno di quelli che si menava a scrocco, quando mi fa la registrazione te lo trovavi sempre dietro la porta. Che avete preparato? È un grande amico Marcello, amico di entrambi, di tutti e tre, quindi. Ma Marcello... Pensiamo di darlo una puntata, non lo so, vediamo. No, Marcello è venuto qua a darci solo una grande mano a realizzare lo studio, è anche merito suo tutto questo che vedete, Attenzione. Vero, come ho detto prima, tanti amici sono messi a disposizione, muratori, idraulici, arredatori, chi si occupa... Ingegneri, la NASA, la CGL, la CISL, la UIL, tutti quanti, tutti. La UIL, esaltato. Va bene. Chi di più. Allora, io penso che quello che dobbiamo dirlo detto, quello che dobbiamo averlo fatto... Mi sentite soddisfatti? Siamo qualcosa. No, siamo emozionati, dobbiamo registrare la prima, dobbiamo partire, dobbiamo fare tanta altra roba ancora, c'è ancora da lavorare. Va bene, però vi siete dati i tempi stretti, giusto? Sì. Non è molto lontano il debutto. No. Il debutto dovrebbe essere per il 20, 19-20 di ottobre? Aspetto la prima data, la prima puntata, lo diciamo. Ecco, stanno decidendo qui in diretta la data. La sera, quello qui della macchina, quello sta qua e mi dicono le date, così. La prima data, martedì 19 ottobre, sui canali di Lucera Web. Vabbè, grazie che mi avete invitato, così mi presento pure, grazie, sei un amico. E vieni, ma noi ti fa piacere, insomma, mangiamo anche qualcosa, oltre a bere qualcosa, insomma. Allora, il clima sarà questo, non è cambiato. Una cosa in diretta, la voglio fare mo. No. Enza, ti invitiamo. Io lo sapevo. La padella, vediamo se accetti in diretta. Sì, Enza, ci serve qualcuno che lava a terra, capito? Una mano di donna che rassetta lo studio, grazie Enza, non dirci di no. Complimenti per le parole scelte da Valentino. Oh, lui ha detto, ma lo sai che faccio? L'ha pensato, ha detto, questa qua, ma invitiamo Enza, che così pulisce, sa, femmina. Ha detto, vabbè, certo, se viene. La vuoi piano. Enza, vieni? Dai. Che fai, accetti, Enza? No, ci vogliamo strappare questo impegno stasera, in diretta su Lucera Web. Sì, ma non cucino. Non cucino. No, assolutamente. Assolutamente. E che viene a fare? Io vorrei vedere Fornelli, lo sai? È vero. Vederla sempre a scrivere con la telecamera, con il microfono, intervistare, ma vorrei vedere i Fornelli, tu Valentino la vorresti vedere? La intervistiamo noi, mi piace. Bello sto fatto. Luigi, che ne pensi tu? Che ci può stare tantissimo. Va, ok. Per una volta facciamo il contrario, saremo noi a ospitare lei, visto che lei ospita noi. Bellissima, sta così, sì, ci sta, vai. Dobbiamo ricambiare. Va bene, va bene. Ne parliamo dopo. No, ne abbiamo già parlato. Voi volete andare in onda, sì, volete i lanci, volete tutto, sì. sì, volendo. Va bene, dai, tanto le puntate sono tante, quindi c'è tempo. No, noi alla prima ti vogliamo. No, quella è la prima. Allora, Enza, che faccio da cavia? No, tu non fai da cavia. Allora, tu ci hai voluto bene l'anno scorso, cioè, tu ci hai portato fortuna, tu sei la nostra portafortuna, vero, perché vero, tu vero. Ci hai detto pure. Allora quindi ha fatti porta questa cosa del portafortuna me la dicono tutti.
E allora, Enzo, due sono le cose: o vieni o ti veniamo a prendere. E non è una richiesta, è una minaccia. È come quando lì voi due babà stavano già giù pronti a portarmi il babà. Ti faccio trovare altri due babà, mo sì, non dici di no. Allora, non so se per la prima, dipende anche dagli impegni, però... Disdici tutto, matrimoni, non... prime comunioni... Dacci i numeri di telefono, ci chiamiamo noi, disdiciamo noi al posto tuo. Poi se qualche viaggio andiamo noi al posto tuo, non ti preoccupare. Francesco, dove vai? Tu devi stare qua. Hai fatto la parte? Mandiamo a tua moglie e mia moglie. Che tanto, Luigi ancora non è sposato, insomma. Chiara, senza offesa, perdono. Va bene, dai, chiudiamola qui. E dopo questo momento imbarazzo... l'ho fatta apposta, conoscevo, sapevo che ti avessi imbarazzato da morire. Di cui ringrazio tutti e tre, me lo segno, tutti e tre. Allora, io vi ringrazio. Grazie a te. Voi lo sapete che io a scatola chiusa l'ho sempre detto, ho preso la prima stagione, ho detto sì. Senza sapere, nemmeno, cioè non conoscevo proprio neanche il format, è la verità. Perfetto. Quindi, è arrivata la proposta. Ti sei buttata la prima volta, la seconda, che fai? Te ne privi? Allora vai a casa la seconda. No, alla seconda vado a colpo sicuro, perché ho visto adesso anche con i miei occhi l'impegno che ci mettete, cioè avete sempre Dacci messo tempo. In verità. Che ci tenete tanto, che sta diventando una cosa veramente importante. Sì, no, resta però alla mettete, base sempre voi scherzate gioco, però c'è tanta professionalità. No, sì, no, c'è la voglia di divertirsi, ma c'è anche tanta professionalità. Adesso Luigi l'ho perso un attimo, però insomma... Ha finito Sarà attaccando a scrocco al wifi al centro storico, sicuro. No, dai. Sì. Quindi i risultati si sono visti. Sì, dai, quindi c'è soltanto voglia di divertirsi alla base di tutto, esatto. Quindi anche le persone che ci hanno aiutato, le persone che andremo a contattare per ospitare, per stare qui con noi, vogliamo che sia tutto sulla base del puro divertimento, dello stare bene assieme, poi che ne venga fuori una sana chiacchierata, una bella puntata, la solita battuta, quello fa parte poi di quello che siamo io e Francesco alla fine. E quello deve rimanere poi nei video. La gente si è anche divertita, non ha guardato soltanto la ricetta o il drink, la novità. Ormai io e Francesco siamo una coppia, tipo Black & Decker, Divani e Divani, non lo so, sta roba qua. Puoi staccare Gabbana dalla diretta. Ma ti stacco la spina d'acqua, tanto qua sta la spina della corda, ti stacco il computer. No. Va bene, allora io vi ringrazio, ringrazio anche perché siete di nuovo su Lucera Web, arricchite anche la nostra offerta di contenuti. Lo sta venendo qua. Si può dire una parola, perdo il filo. Vieni qua. Vabbè, che deve dire? Che vale? Te. È arrivato, vieni. Maledetto! Maledetto. Fai finita, facendo la chiusura. No, per piacere, Enza, scusaci, anzi scusa. No, tanto mi ci devo quest'anno provare. Ho fatto pure meno male che le dirette, la prossima diretta sarà a conclusione per tirare le somme, per fare un bilancio della seconda stagione, quindi... Oh, seguiteci, ancora ci fate fare brutta figura. Seguitelo, che quello si perde, c'ha il Google Maps da roba. Ti venga a prendere, non ti preoccupare. Grazie, sennò viene Luigi. Ormai è sfumata la conclusione, dai. Scusalo, tanto me la daranno prima o poi la 104. Allora, manderemo lo spot, ci sarà un sacco di lavoro sui social, non ci perderemo assolutamente questa nuova stagione. Io vi faccio il mio migliore in bocca al lupo, perché so che ci state lavorando. Adesso abbiamo scherzato in questa diretta, però so che ci state lavorando da tantissime settimane con tanto impegno. Luigi ha fatto un grande sacrificio, ma anche suo personale, per essere presente per le riprese, poi dovrà fare tutto il lavoro di post produzione, sappiamo, però ci teneva anche lui a proseguire su questa strada che porta, visto il cartello, dallo shaker alla padella. Due. Due.
Posso un saluto? Allora, mi sono dimenticato. Allora, quest'anno posso dire una cosa, ma la dico un'altra cosa, giusto per ringraziare, perché sono persone che sono messe a disposizione. Allora, quest'anno avremo anche addirittura due fotografi di scena. Due. Il primo chi è? Chi sarà il primo? Io, no. Chi sarà il primo? Penso, come si chiama? Il primo? Chi è? Allora, il primo, il primo si fa con la pasta. E il secondo? Con la carne. O il pesce. Okay. Allora, il primo sarà Stefano Fogliero. Il secondo? E che ne so chi è? L'amico tuo? Ah, Giacomino. Giacomino? Giacomino. Giacomo Prioletti. Quindi avremo anche due fotografi di scena quest'anno che durante la settimana, ovviamente per seguire sempre per tenere aggiornata la pagina, ci posteranno diverse pagine giorno per giorno su quella che è stata la puntata. Bello, 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 tanta roba, tanta roba. Però ci hai detto che tu sei brutto, le fotografie escono male. E lo so, ma io metto la maschera. Come quella va bene, allora va benissimo così. Va bene, allora salutiamo tutti gli amici che ci hanno seguito in questa diretta, gli diamo appuntamento quindi per non si sa quando vogliamo dare appuntamento direttamente. Martedì. Dai, dai. No, Luigi, quando martedì? È martedì? Martedì 19 ottobre. Allora è stabilito martedì 19 ottobre con la prima puntata di Dallo Shaker alla Padella 2. 2. Con esatto. Luigi Vetere alla regia, Francesco Lo Conte il nostro bartender e lo chef cuoco. Sì, lo voglio dire per forza, lo voglio dire. Io lo so che tu non vuoi che io lo dica, però io lo devo dire. Io resto per passione, sempre a sentimento, Valentino Moschillo de Troia. Perfetto, buonasera a tutti. Grazie a tutti. Grazie, ciao, grazie. Ciao a tutti. Ciao.